Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Iniziamo con questo video la terza delle nostre Gelateneo Weeks, tornando a un mantecatore e parliamo quindi del nostro multifreeze. Inizio dicendo che il mantecatore della nostra multifreeze ha tantissime cose in comune con il mantecatore della compacta varie. La tecnologia alla base dei due cilindri è praticamente identica, i programmi sono esattamente gli stessi. E le possibilità che abbiamo in termini di produzione e di tecnologia, di personalizzazione dei vari cicli sono esattamente le stesse. Andremo quindi con questo video ad analizzare due o tre caratteristiche che non abbiamo avuto tempo di analizzare nei video della compatta, ma che comunque rimangono inerenti a tutte e due le macchine, più una caratteristica che invece andremo a vedere è unica di questo tipo di mantecatore orizzontale. Iniziamo quindi subito ad andare nel dettaglio. Come primo approfondimento andiamo ad analizzare come interagire con la macchina e spiegarle che tipo di prodotto stiamo andando a fare. Abbiamo già visto con la compatta che ci sono una serie di cicli: gelato o crema, ciclo sorbetto, ciclo ice cream e poi ciclo granita e cremolata. Ci concentriamo su gelato e sorbetto. Cos'è un gelato e che cos'è un sorbetto? E come possiamo comunicarlo alla macchina? È molto semplice. Si parla di gelato quando abbiamo una miscela che contiene lattosio. Quindi possiamo avere un gelato alla crema, un gelato al pistacchio, un gelato al cioccolato, ma per esempio possiamo anche avere un gelato di frutta, quando parliamo di ricette in cui abbiamo una combinazione di frutta e latte e semmai anche panna. Classico esempio è la banana, il cocco, ma anche per esempio gelati di fragola, gelati di mango. Tutte le volte che abbiamo del lattosio e quindi dei derivati del latte all'interno della nostra ricetta, parliamo di gelato e dovremo andare a usare il programma gelato per mantecare questo prodotto. Tutte le volte che invece abbiamo un prodotto lactose free, quindi senza lattosio, abbiamo davanti un sorbetto. Il sorbetto classico è quello di frutta, quindi un sorbetto di limone o con qualsiasi altra tipologia di frutta, ma può essere anche per esempio un sorbetto al pistacchio, un sorbetto al cioccolato o il classico gelato vegano, che tecnicamente è più un sorbetto che un gelato, proprio perché non ha lattosio. In tutti quei casi, il ciclo corretto da andare ad utilizzare per mantecare è il ciclo sorbetto. Il secondo argomento da andare a approfondire è quello relativo alle quantità: extra minima, minima, media e massima. Come vado a capire in quale range sono e quindi a comunicare con la mia macchina? È abbastanza semplice. Innanzitutto non possiamo dare quantità fisse perché ovviamente questi parametri dipendono dal tipo di macchina. Mi spiego. Il massimo di un multifreeze 18, per esempio, sarà ovviamente diverso dal massimo di un multifreeze 12. E così di conseguenza anche il medio, il minimo e l'extra minimo come carico. Quindi parleremo di percentuali. Come utilizzare queste percentuali? Partiamo dal concetto che tutte le macchine iSteam hanno un nome e a fianco sempre un numero. Quel numero è sempre relativo al massimo quantitativo in chilogrammi di gelato mantecabile. Quindi possiamo avere una compatta 8. E quindi avrà il massimo carico, saranno 8 kg. Possiamo avere un multifreeze 12, come in questo caso, quindi il massimo saranno 12 kg. L'extra minimo, ovvero la minima quantità mantecabile, è sempre il 15% del massimo nel caso in cui parliamo di macchine con gli inverter, quindi compatta e multifreeze. Capito come funziona il massimo carico e il carico extra minimo delle nostre macchine, ci aiutiamo un attimo con un grafico. Per andare a vedere in percentuale sempre come possiamo regolarci sulle quantità. Utilizzando quindi queste linee guida, possiamo, a seconda di ciò che vogliamo mantecare, del quantitativo che vogliamo mantecare, settare la nostra macchina nel migliore dei modi. Il terzo approfondimento riguarda le famose velocità di estrazione. Andiamo a vedere come possiamo impostare queste due velocità. Dobbiamo entrare nel Manager Menu. Per entrare al manager menu il codice è sempre lo stesso, ovvero premere nello stesso momento il tasto stop e la freccia in basso, in questo modo, per un secondo. Entriamo quindi nel manager menu e la prima cosa che possiamo andare a regolare è molto banalmente l'orologio e il calendario della macchina. E quindi scorriamo da un parametro all'altro premendo il tasto stop. Ed ecco il primo parametro che ci interessa, ovvero la prima velocità di estrazione che abbiamo a disposizione quando andiamo a estrarre il nostro gelato premendo questo bottone. In questo caso
abbiamo la macchina che è impostata con velocità 6. Questa velocità è cambiabile e quindi sempre con le frecce possiamo aumentarla o diminuirla. Quella che piace a me, per esempio, è la velocità 7, ovvero la massima, e quindi imposto 7. A questo punto ci spostiamo al parametro dopo, che è la velocità di estrazione numero 2, che in questo caso è la velocità 3. Quindi, se io sto estraendo il mio gelato e premo una seconda volta il tasto estrazione, la macchina rallenterà le pale fino alla velocità numero 3. In questo caso per me la velocità 3 è troppo elevata perché voglio avere un movimento molto più lento. Quindi vado a diminuire questa velocità fino alla velocità GS, che è la velocità più lenta che abbiamo a disposizione. Premo ancora stop e ho un ultimo parametro di cui andremo a parlare anche dopo, ovvero la temperatura massima che il mio cilindro può raggiungere se voglio riscaldarlo. Per uscire da questo menu posso aspettare 10 secondi senza fare nulla o più semplicemente premere il tasto mix. Tutte le informazioni saranno salvate. A questo punto siamo pronti per mantecare la nostra vaniglia. Come sempre inizio controllando che i due portelli siano perfettamente chiusi. Apro la cover e vado a inserire la mia miscela. Stiamo facendo un gelato, quindi andremo a selezionare il ciclo gelato e in particolare stiamo facendo 4 kg di gelato, quindi seguendo la tabella proporzionale che ci siamo detti poco fa andremo a selezionare il ciclo minimo. Posso andare a regolare la mia consistenza semplicemente premendo il tasto gelato e diminuendo o aumentando il mio target. Come vedete anche in questo caso abbiamo il portello coibentato che ci aiuta a isolare la temperatura interna al cilindro dalla temperatura esterna. In questo modo la mantecazione sarà più veloce e più efficiente con un notevole risparmio energetico e risparmio di tempo. Inoltre, se avessimo bisogno di, per esempio, usare un po' d'acqua per lavare il portello dallo sporco del gusto che abbiamo fatto precedentemente, non ci sarebbero problemi perché quell'acqua non andrebbe poi a ghiacciare. Se ghiacciasse avremmo sicuramente difficoltà poi ad aprire lo sportellino dell'estrazione perché risulterebbe ghiacciato e inoltre avremmo un'usura molto più veloce sia del portellino che della guarnizione, comportando ovviamente maggiori costi. Questa macchina ha tre modelli a disposizione, il Multifreeze 8, 12 e 18. Ecco che abbiamo raggiunto la consistenza che ci eravamo prefissati, quindi la macchina ci segnala che il gelato è pronto e possiamo andare in estrazione. Per andare in estrazione premiamo il tasto estrazione e la velocità è la 7, che è quella che abbiamo selezionato poc'anzi. Apriamo il portello e il nostro gelato viene estratto. Poco dopo, andando a ripremere il tasto estrazione, andiamo a usare la velocità GS. In questo modo le pale rallentano visibilmente. Come vedete non si fermano mai, ma vanno molto molto piano e io in questo modo ho tempo di andare a variegare il mio gelato. Ultimato il primo livello di variegatura, mi basterà andare a ripremere estrazione, la velocità tornerà ad essere 7, quindi la prima che abbiamo impostato, e le pale torneranno ad andare molto velocemente. Questo processo posso ripeterlo quante volte voglio. Non esce più gelato dalla nostra macchina, quindi possiamo andare a stopparla. E come al solito chiudiamo il portello di estrazione, apriamo il portello e verifichiamo che dentro non ci sia gelato. A questo punto è il momento di pulire la nostra macchina e qui andiamo ad analizzare quindi la quarta caratteristica, in questo caso unica per quanto riguarda questa macchina, ovvero il lavaggio rapido. Innanzitutto spingendo il pulsante della doccetta ho la possibilità di andare a utilizzare l'acqua della doccetta. A questo punto premiamo il tasto agitazione e come vedete a schermo abbiamo due dati, un timer e una temperatura. La temperatura in questo caso è quella all'interno del cilindro. Se poi vado a ripremere il tasto agitazione, vedete che la luce inizia a lampeggiare e ciò che succede è che il gas che fino adesso serviva a raffreddare il cilindro viene invertito e quindi inizieremo un processo di riscaldamento del cilindro. La temperatura piano piano salirà
e io riuscirò a scaldare l'acqua. Se vi ricordate, nel manager menu avevamo impostato che la temperatura massima raggiungibile dal mio cilindro sarebbero stati 35 gradi ed era relativa proprio a questo passaggio qua, ovvero il mio gas caldo andrà a scaldare il cilindro fino a un massimo di 35 gradi. Questo avverrà in un tempo molto breve che ci permetterà di quindi pulire molto velocemente il nostro cilindro. Ecco qua, abbiamo raggiunto 20 gradi, possiamo stoppare la nostra macchina, andiamo ad aprire il portello per estrarre l'acqua. E andiamo a verificare all'interno. Il nostro cilindro è perfettamente pulito. Quindi una funzione di questo tipo ci aiuta a velocizzare di molto il lavoro. È un notevole aiuto anche ovviamente in tutto quello che riguarda il processo di sanificazione quando si vanno a produrre gelati che non hanno un certo tipo di allergeni. Quindi se io faccio un gelato alla nocciola e poi per esempio ho necessità di fare un gelato alla vaniglia, è importante la sanificazione per eliminare qualsiasi tipo di allergene e la possibilità di scaldare il cilindro ci dà sicuramente una grossa mano. Direi che per questo episodio è tutto. Ci vediamo tra 2 giorni con la mia collega Elisa che affronterà i 2 programmi che non abbiamo affrontato oggi, ovvero tutta la parte granite cremolate e la parte ice cream. E poi ci rivediamo venerdì sempre con me per andare a vedere una caratteristica unica delle nostre macchine, ovvero la creazione di cicli di mantecazione personalizzati ad hoc sul prodotto che ogni singolo gelatiere vuole andare a creare. A presto!